Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale, sul canale di Umberto Mileto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e se i contenuti sono di vostro gradimento, spolliciate. Oggi parliamo sul come aprire un centro di calisthenics, perché diversi di voi mi hanno fatto questa domanda. Allora oggi cercherò di buttare giù i punti essenziali per incominciare ad avviare un centro di calisthenics, fermo restando che, come ormai ben tutti sapete, io ho aperto un'azienda che si occupa di calisthenics e di attrezzature per il calisthenics. Se siete lì in procinto di aprire un centro di calisthenics, inviatemi una mail a info@ironlink.eu. Io vi posso anche chiamare, parliamo senza nessun impegno e così, in base un po' alle vostre idee, io vi posso aiutare a strutturare al meglio il tutto, semplicemente dandovi dei consigli. Poi potete prendere anche attrezzi di altri, ma almeno capite un attimino l'ABC per fare le cose fatte per bene. Ma oggi in questo video cercherò di darvi proprio questi consigli. Allora, fermo restando che per aprire un centro di calisthenics, come abbiamo già detto in un video per fare i personal trainer, anche in questo caso per aprire un centro di calisthenics dovete avere i titoli per poter insegnare questa disciplina, quindi o laurea in scienze motorie che vi tutela sotto tutti i punti di vista, oppure avere in mano un diploma riconosciuto dal CONI che vi permetta di insegnare questa disciplina, questa attività fisica del calisthenics. Per noi siamo partiti con Burning It, i primi in Italia a lanciare la figura istruttori di calisthenics con un percorso riconosciuto. In questi anni sono stati veramente tantissimi ragazzi che hanno partecipato ai nostri corsi, superato l'esame e iniziato a lavorare tramite questo diploma. Quindi se non siete ancora diplomati, se e volete aprire un centro di calisthenics, dovete partecipare al corso base, al corso istruttore, magari ai master monotematici per approfondire questa disciplina, diventare veramente dei maestri di calisthenics. Ecco, per aver successo, come vedete esattamente nel video per i personal trainer, dovete avere i titoli, ma dovete vivere, avere il fuoco dentro di voi per il calisthenics. Dovete provare, aver piacere ad allenarvi, allenare le altre persone con questa disciplina. Secondo punto, se avete, diciamo, soddisfatto questo primo punto, dovete andare alla ricerca del locale. Tutto questo però, la ricerca del locale, farà riferimento anche un po' al vostro budget iniziale per partire in questa attività, perché se avete fortuna a trovare già un locale dove dovrete andare a fare poche ristrutturazioni, veramente questa sarebbe la soluzione migliore. Cercate proprio dei locali dove dovete intervenire il meno possibile, perché è proprio qua dove risiedono i costi maggiori, gli investimenti maggiori per aprire un centro di calisthenics. Qua le cifre possono ballare per aprire un centro di calisthenics. Se siete fortunati e allora dovete fare poche opere di ristrutturazione all'interno del centro, ma le vostre spese maggiori sono per quanto riguarda le attrezzature, la pavimentazione, gli arredi, allora possono ballare 30-40 mila euro, ma qua siete proprio strafortunati. Se no, mediamente possono ballare anche 50-60 mila euro. L'ideale, quando aprite questo centro, secondo me potrebbe essere di essere due soci, tre soci, in modo tale da dividervi le spese e anche all'inizio avere, diciamo, ognuno le sue ore, e quindi anche l'attività che farete all'interno riuscirete a smistarla meglio. Le dimensioni del locale, perché alcuni di voi mi chiedono sempre le dimensioni del locale. Allora, potremmo andare a scegliere una struttura più piccola e va benissimo per iniziare, ancor più se magari risiedete in una città piccola, quindi potrebbero andare benissimo anche quei 150-200 metri quadri. Oppure se siete in tre, siete tre soci, due soci, avete anche un po' più di disponibilità economica, potete subito passare a un locale anche un po' più grande, quindi veramente qua siamo al top di un centro di calisthenics, 300-500 metri quadri, riuscite a tirar fuori veramente un super centro di calisthenics. Ecco, il consiglio che tendiamo a darvi è: all'interno del vostro centro non mettete troppe attività. Se fate calisthenics, fate calisthenics. Poi, per carità, se avete un centro sportivo più grande, quindi di 1000 metri quadri, allora potreste condividere lo spazio anche con altre discipline, dalla pole dance allo yoga, ad altre discipline funzionali, che va benissimo. Ma se il locale ha queste dimensioni, non sprecate energie con altre forme di attività. Il calisthenics va benissimo, vi piace il calisthenics vi può dare tantissime soddisfazioni. Rendete il vostro centro monotematico. Il calisthenics va forte, vi permetterà di avere tantissime soddisfazioni, però secondo me dovete specializzarvi in quel settore. Ecco, c'è da dire che cosa? Stima dell'investimento. Ovviamente centri più grandi l'investimento sarà maggiore, però
ovviamente sarà anche maggiore la quantità di persone che potreste portare all'interno. Per far sì che il vostro centro vada in maniera ottimale, si dice che dovreste avere un iscritto, un socio al metro quadro. Ok, quindi capite bene, se avete all'incirca un 200 metri quadri di struttura, potrebbero esserci l'ideale avere un 200 iscritti. Poi quello che dovrete fare, una volta che avrete trovato il locale, avrete incominciato a mettervi lì, a fare tutti i lavori per prepararlo e allestirlo, dovrete anche nel mentre studiare la forma di gestione del vostro centro di calisthenics. Quindi questa è una parte che poi è fondamentale, perché vi permetterà di aver successo oppure di non aver successo. La parte gestionale dovete sia guardare la parte tecnica, ossia come andrete a insegnare il calisthenics all'interno, però se parteciperete ai nostri corsi lì vi verrà spiegato tantissimo di questo. Ovviamente poi ci sarà una parte, una componentistica promozionale per far sapere che avete aperto il vostro centro di calisthenics, e poi amministrativa, perché avrete una società sportiva, dovete amministrarla e quindi dovreste essere anche molto precisi ad amministrare quello che entra, quello che esce e ad espletare tutte le pratiche burocratiche. Questo è veramente fondamentale. Ecco, questi secondo me sono i punti essenziali per aprire, diciamo, per incominciare a valutare di aprire un centro di calisthenics. Poi, come vi dicevo, per qualsiasi, io in questi anni ho aiutato tantissimi ragazzi a lanciare il proprio studio di personal, di centri di calisthenics. Conosco in Italia tantissimi ragazzi che ce l'hanno fatta, hanno aperto e hanno avuto un grandissimo successo. Quindi se mi mandate una mail, a me rispondere a questa mail non mi costa niente, però se siete appassionati, magari già da questa mail potreste avere delle informazioni utili per capire se questa è la strada che fa per voi oppure manca ancora un qualcosina. Ecco, l'investimento più grosso sta nel locale. Come vi dicevo, se siete fortunati di trovare già un qualcosa di predisposto, ok, però considerate che se dovete fare i due spogliatoi, maschile e femminile, metterli a norma, fare le docce, ristrutturarli un attimino con opere murarie, lì è dove c'è la spesa più grande. Poi dovrete valutare l'areazione, riscaldamento e raffreddamento, sono tutte cose da non sottovalutare. Ecco, se aprite un centro, dovete veramente immaginare di creare un super centro, farlo figo. Al giorno d'oggi non potete pensare di aprire un magazzino lercio, sporco. Dovete curare anche i dettagli se volete farcela, perché magari con una piccola spesa in più questo vi permette subito di eccellere anche rispetto alla concorrenza. Dovrete curare la pavimentazione, considerate che la pavimentazione costa, è forse una delle spese più grosse che andrete anche a fare, perché questi tappeti gommati, queste mattonelle gommate che sono fighe, costano, però farla, non farla, ci metto il palchetto, ci metto il lineone, cosa c'è? Dovete comunque creare un ambiente secondo me cool, perché questo alla fine vi ripaga. È vero che magari spenderete 10.000 euro in più, però questi 10.000 euro in più in un business che vi può rendere comunque annualmente anche un 200-250.000 euro, 300.000 euro, in base anche un po' alle dimensioni, non è quello che vi fa fallire, anzi vi può dare una marcia in più. Stessa cosa anche con gli attrezzi. Non dovete, come detto, potete anche non venire a prendere le mie strutture, anche se sono le più fighe, quindi io ve le consiglio, però non andate dal fabbro a fare le strutture per cercare di risparmiare 500 euro, tanto se andate dal fabbro o venite da noi ballano magari 1000 euro, 2000 euro di differenza, perché ovviamente ci sono dei passaggi in più, c'è un brand e tutto. Però questo, come sempre, vi può portare gente, vi può portare, perché quando la gente entra e vede che magari c'è un marchio che l'hanno sempre visto in tutte le gare di calisthenics in Italia, nelle gare più importanti al mondo, la gente dice allora lì si fa calisthenics. Sono piccole cose che vi possono aiutare ad ottimizzare la vostra attività futura, e poi avere il supporto di persone che, oltre a vendervi degli attrezzi, capiscano di calisthenics, hanno portato il calisthenics in Italia, secondo me questo è vincente. Questo è veramente un valore da non sottovalutare, secondo me. Comunque, questi sono, a parer mio, i meccanismi che dovrete fare per cercare di pensare di aprire un centro calisthenics. Ragionateci bene, pensate che sarà soprattutto il primo anno molto impegnativo, perché dovrete lavorare e anche parecchio, però se riuscirete a lanciarlo, se sarete carismatici, se offrirete un servizio di qualità, io vi assicuro che questo è un trend che vi potrà portare tantissime soddisfazioni. Se ci credete, sapete dove trovarmi, e ci si vede alla prossima, sempre qua sul mio canale. Ciao ciao.